C'è anche un'applicazione che si può dimagrire usando la mia applicazione a solo 87 euro. Beh, può... ti sto regalando tutto al mondo. Ed è solo l'inizio. Scusi. Che rivoluzione abbia inizio. Italiani, yo, e questa è per quel coglione di Lem. Hai detto? Yo, yo, Erleone. Sono una macchina da guerra, come in doppia M. Se fosse ritardato seguirei la teta all'M. Si definisce l'uomo che sussura ciccioni, appare in TV con mille speculazioni. Dice di essere superiore ma la teta non l'hai vista. Non sei mica nutrizionista, torna a fare farmacista. È come se J-Arts che canta oltranza domani si sveglia e fa l'istruttore di danza. Il mondo va puttane, sta gente testa c'ha le dame. La situazione critica sconsiglia l'attività fisica perché bloccherebbe il dimagrimento. Mi fermo un momento, penso alla laurea dove la comprata. Spaghetti a colazione è una grande cazzata. Colazione entro le 9, cena alle 19, massimo alle 21. Il digiuno fa ingrassare ma vaffanculo. Dici cazzate per mesi, si rivolta nella tomba il prof Veronesi. Fuck Lemme, coglione. Fuck Lemme, coglione. Fuck Lemme, coglione. Fuck Lemme. Niente integratori alimentari e omeopatici, tisane e simili sarebbero drammatici. L'unico consiglio che vale è non aggiungere il sale, però consiglia il burro a quintali. Neanche i dottori sono più normali. Sto testa di cazzo pensa solo agli affari. Se gli dai retta finisci come Cavallari. Ingrassi soltanto e spunta il pancione. Colpa di aver dato retta a quel coglione. Poi c'è Ilaria che ha perso 40 kg, un risultatone, ma si mangia un chilo di pasta per colazione. Fuck Lemme, coglione. Fuck Lemme, coglione. Fuck Lemme, coglione. Fuck Lemme.